Eccoci qua, salve, buonasera, buonasera, ben ritrovate e ben ritrovati qui su questo canale per un altro appuntamento con Lovecraft, in particolare con la seconda parte del colore venuto dallo spazio, il racconto che stiamo leggendo in questo momento. Saluto chi magari ci guarderà in differita, mentre aspettiamo chi vuole raggiungerci ci raggiunga. Saluto i miei colleghi, il signor Dario, che purtroppo è in 8-bit, ma sentiamo bene, per fortuna, e Sara. Buonasera a tutti e due. Buonasera, buonasera. Non so come mai sono in 8 bit perché la mia connessione è forte, quindi boh, si vede che StreamYard ormai non mi sopporta più, ma non temete, non è importante, non ho niente da mostrare di nuovo, quindi basta che mi sentiate. E siamo tornati per chiudere uno dei miei racconti preferiti. Buonasera, buonasera ai miei colleghi Giacomo e Dario, buonasera anche alla chat. Io non vedo l'ora che arrivi mercoledì prossimo, perché non ne posso più. Se volete vi dico anche il motivo, non è nulla di trascendentale, e saluto Gabriele che è in chat. Ciao Gabriele, buonasera, buonasera, ben arrivato. Aspettiamo che magari chi vorrà raggiungerci ci raggiunga. Chiedo anche alla chat appunto come state, se va tutto bene. Perché che succede mercoledì? Io, mentre Sara racconta e fate, magari provo comunque a resettare la linea, dato che siamo nella quarta della carriera, vediamo per ogni evenienza. Ok, Intanto d'accordo, ti arrivo aspettiamo. subito. Vadi. Andate, arrivo subito. E niente, mercoledì prossimo c'è la one shot che ho deciso di proporre come attività per i bambini in biblioteca. E non ne posso più perché ho finito letteralmente l'altro ieri, forse ieri, le schede personaggio. Però adesso devo occuparmi di delle schede incantesimi per semplificarle appunto per loro. Però sono contenta perché intanto mi sono già levata quella del monaco perché effettivamente, avendolo fatto tipo Genasi dell'aria, ha qualche incantesimino carino. Però Dai, allora. non vedo l'ora, voglio levarmi sta cosa dalle scatole, non ne posso più. Vabbè, dai, su. No, Poi capisco, non vi capisco lo dico stress. l'ansia, non vi dico l'ansia, ma non si divertiranno, ma non capiranno niente, ma li Sì. farò odiare Dungeons and Dragons. Ma Cioè, non è vero, questi smettila. sono i pensieri che albergano nella mia testa in questo momento. Ma cosa stai dicendo? E niente, Smettila, andrà tutto aspetto bene. Dario perché voglio rendervi partecipi delle due citazioni tolkieniane che ci ho messo dentro. Andrà tutto bene, non ti preoccupare, non gli farai odiare niente, anzi, nella migliore delle ipotesi, almeno gli susciterai un minimo interesse nei confronti di questa cosa che magari da grandi si porteranno dietro. Ti Non lo sembra so, ma poco? secondo me già vedere ad esempio i dadi, nel momento in cui io gli mostro. Scusate un attimo, una cosa del genere potrebbero adorare. Credo proprio di sì. Aspetta, vediamo quanto faccio. 13, dai, non male. 19 è ancora meglio, mi piace ancora di più. Sì, io adoro i dadi. No, Lovecraft per bambini, no. Cioè, No, no. non è il caso. Cioè, se vogliamo traumatizzarli da subito. Assolutamente, ma se no. Non Tra credo l'altro. proprio che sia il caso, quindi no, proprio Aiuto. no. Ti immagini una sessione di Call of Cthulhu con i bambini? Non ne traumi per la vita. Madonna, no, no. Beh, effettivamente si potrebbe fare, eh. Cioè fai Call of Cthulhu e semplicemente la master ai bambini, però io eviterei. Perfetto, grazie Dado Chierico che mi hai tirato 1, 3 e 4. Praticamente vi racconto questa mentre aspettiamo Dario, che al Back Comics di Padova ho preso praticamente un set di dadi, più che altro io ne ho visto uno. Questa era in tema. Sì, decisamente. Un set di dadi e ho fatto quella cosa, c'era praticamente questa palla in cui dentro c'erano praticamente tutti di 20, che se tu mettevi tipo la monetina te ne usciva uno e lì andavi un po', come dire, per il colore. E allora, a me è uscito questo, che è il dado destino praticamente, io lo chiamo il Sì. dado destino perché l'ho accettato così come è arrivato. Il set che ho preso invece è questo qua, il set da chierico praticamente.
Bianco e nero, bianco e nero, bianco e Bianchi nero. e... Scusate. Ah sì, i due diventi sì. Però il set da chierico e niente. Sto diventando Laura Bailey in questo momento. Meglio che non mi... Meglio che metta via i dadi, altrimenti Ma perdo il punto. non hai ancora la casa piena, quindi non ti preoccupare. No, infatti, infatti. Però di set che ho in queste custodiette qui sono già due, perché me li hanno, uno me l'hanno regalato, che è il set druido, e invece questi, che è il, questo che è il set warlock, invece questo l'ho ottenuto, era un token praticamente. Io invece mi accontento del mio unico set di dadi. Ti accontenti per adesso? Ma Quando riusciamo a portarti a fiere, Giacomo, finita la pacchia, sappilo. Vorrei anche tu altri set di dadi, io lo so. non lo so, a me basta quello che ho ora. Cioè, temo che qui, scusate la divagazione, temo che qui subentri la mia predisposizione alla funzionalità per certe cose, nel senso che una cosa funziona? Funziona bene? Sì, allora va bene, a posto, la tengo finché dura. I dadi credo che rientrino in questa categoria, cioè non entro nella categoria collezionismo, ma nella categoria funzionalità. Sì, il mio cervello funziona in maniera alquanto strana, compartimenti stagni, quindi non fateci caso, però è un labile equilibrio, ecco, mettiamola così. Una cosa Ok. particolare, a meno che poi non trovi un set di dadi che proprio mi sconvolge e distrugga tutte le No, mie no, ma ci sta in certezze. realtà, sai, ci sta in realtà. Credo Sì? che funzioni così anche per me, solo non per i dadi, magari per qualcos'altro. Quindi. Com'è? Sì. Meglio? Ok, sono tornato. Eccomi qua. Perfetto, mi Assolutamente. alzo solo per buttare il filtro della tisana. Vai tranquillo, stavamo parlando di dadi in questo Oh, momento. mi sono arrivato un altro set. Ancora? Un altro? D6, 9 di 6 di Candela Oscura, che è il nuovo gioco di Critical Role. Andiamo adesso. Non so, ne ho perso il conto, però ne ho tanti. No, tu non ne hai tanti, ne hai troppi, è diverso. Lo so, adesso poi arriveranno anche prossimamente quelli di Apocalisse, che sono altri tre set, col Kickstarter. Ho scoperto che col nuovo Kickstarter di Lex Arcana mi arrivano altri due set anche lì, probabilmente. Pure? Sì, tanti dadi, tanti dadi. Io non lo so. Avete il demone del collezionismo su questa cosa. Tanto se qualcun altro sta arrivando, vi saluto. Buonasera, se no, poi comunque tra poco iniziamo. Magari facciamo un po' meno di quarto d'ora accademico, mettiamo così, poi ci dedichiamo al racconto. Capisco che magari con poco preavviso magari non ci sarà Tra molta gente, l'altro, però. ho anche pledgiato il Kickstarter, tra virgolette, per la mega scatola per i 25 anni di Munchkin, che comprende il primo set più tre espansioni tipo per oltre 600 carte, a cui ho aggiunto Cthulhu, tutto il set di Cthulhu, e per appunto chi fa la campagna c'è anche un D10 gigante, quindi c'è anche il dado gigante. Che bello. Ancora dadi Ma perché? per un Cioè, ma master non... non bastano mai. Al 20° direi basta. Ma non si sa mai, devi fare una mega battaglia con tanti mostri e poi ogni sistema usa dadi diversi, quindi devi averne tanti. Adesso Ma poi sei che raggiunto. sto preparando campagne Buonasera, in un Giorgio. Buonasera. sacco di sistemi diversi e che ne arrivano sempre di nuovi. A maggio mi arriva un altro di sistema almeno di gioco. Io non vi capirò mai su questo. Beh, non mica puoi sempre stare su D&D, devi fare mille cose, Call of Cthulhu, Ma non su, lo Ragnarok. spostarsi su un genere, cioè da una cosa all'altra. Lo so, prendetevela con i miei orari di lavoro, però appunto
magari in futuro riuscirò almeno a fare una, passare un pochino, a fare qualcosa. Però appunto sono i miei orari di lavoro a tenermi lontano dal canale di Matioski, quindi abbiate pietà. Abbiate pietà. Scusate, io non vi avevo mostrato il Purtroppo mio. sono, scusa, sono gli svantaggi di un lavoro full time. Quindi, intanto appunto abbiamo Scusatemi. iniziato un po' più tardi stasera perché ho appunto finito alle 6 perché c'era anche bisogno, quindi capitemi. Dicevi Sara, scusa, ti ho interrotto più volte. No, no, scusa me che ti ho interrotto più volte, Giacomo, perdonami. Niente, volevo mostrarvi la cosa bellissima che avevo trovato in biblioteca a Tiene, però sempre provincia di Vicenza, ero semplicemente in visita, però vi faccio notare la casa editrice. Casa editrice George Allen e Unwin. Eh sì, la casa inglese, l'attuale HarperCollins. Ah, era il Quindi vecchio all'edizione nome. probabilmente è ancora il testo, quello più anzianotto, però è sempre Signore degli Anelli, ragazzi, ci vuole la fa. La prima edizione. Il professore che dice: ma non so, non so quanto aveva venduto il mio libro. In realtà, poi scoprì che era la principale opera in tiratura nella casa editrice. Sto andando avanti anche con Moria, e sono nelle profondità. Ho settato una difficoltà più bassa da singolo e sto andando. Piano piano vado avanti. Adesso devo riprendere. Profondità, non profondità, profondità però. Profondo, abbastanza profondo comunque. Non so cosa Però intendi non per quanto profondo, ma profondo il abbastanza. fondo del, diciamo, dell'abisso di Casa Doom, non così in No, basso. non ci sono ancora al ponte o all'abisso. No, no, no. Sì, pardon, scusate, mi stavo perdendo. Comunque, speriamo comunque a divertirvi stasera. Finiamo il racconto, magari ne discutiamo, e poi magari leggiamo quelli brevi che sono, dicevi che sono proprio brevi brevi. Sì, adesso dopo questo abbiamo qualcuno di quelli brevi e poi si ritorna a quelli un po' più lunghetti perché abbiamo Dunwich e altre cose interessanti. Ok, Oh, sì. perfetto. Adesso tra poco iniziamo. Sara, vuoi iniziare tu a leggere tra poco? Va bene. Ok. Gabriele, è ambientato dopo cosa? Aspetta, non Forse intende per Return to Moria? Ah sì, dopo il Signore degli Anelli. È Sì, ambientato. sì, nella quarta era. Siamo nella quarta era. Un po' prima di quanto dovrebbe essere nei testi, perché c'è ancora Gimli, però è molto carino. Gimli è sempre doppiato da Joris Davis, tra l'altro. Tra l'altro. Sì, questo sì, il weekend a casa. Se non ho il turno di sabato mattina, ma sono 4 ore. Questo weekend invece sono a casa. E Gabriele, se ti capita, giocalo perché è una figata. Di lore ho trovato tante chicche interessanti, tante cose carine. È figo. È figo. Veramente, veramente figo. Aspettate, arrivo, eh. Bene, bene, bene. Adesso pian piano voglio finirlo, platinarlo, prendere i trofei. Ah, quindi il tuo ma è ambientato dopo non era una domanda, ok? Avevo visto un punto di domanda che non c'era. Chiedo scusa. Sei Valheim è ricordato? quello norreno, vero? Non, l'ho visto qualcosa sul tubo, ma non l'ho mai giocato. Perché non sono un gran videogiocatore, lo sapete, quindi. Se il signor Dario gioca un videogioco è perché proprio lo attira oltre ogni limite. Quindi è un È evento pazzo. Tolkien e ci sono i nani, la razza più bella del fantasy classico di tutti i tempi. Cioè, cosa vuoi di più dalla vita? In effetti sì. Comunque appunto tra poco iniziamo, non preoccupatevi. Tanto siamo in pochi stasera, siamo tranquilli fra di noi, quindi sarà proprio una serata easy. Lo so, vi chiedo ancora scusa se non faccio live per bene durante la settimana, però
presto spero di poter rimediare, così da poter ritornare un po' di più in pianta stabile. E non temete che noi ci siamo sempre comunque con i nostri testi. Verranno ricaricate anche queste qua dell'altra volta, eh? Soltanto che già con questi qua non siamo riusciti a vederci questa settimana neppure, quindi aspettate ancora, avrete 2 o 3 live insieme quando io e Giacomo ci rivediamo e le recupero. Esattamente, esattamente. Ma arrivano, non preoccupatevi. Mi assenza è giustificata per un bene superiore. Sì. I danè. Quella cosa brutta che capita da adulti, ovvero dover lavorare per poter guadagnare, una cosa brutta che capita a ogni adulto sulla faccia della terra, che ogni adulto vorrebbe evitarsi, ma purtroppo non è possibile, e quindi lo si fa. Anche perché senza i danè brutta la vita adulta, vero? Sì, ma anche perché senza i danè poi non puoi comprare i panini giganti. Non puoi comprare i libri bellissimi, i Ma io manuali, pensavo a cose più basilari tipo il cibo. Io ho elencato le mie cose basilari, poi c'è tutto il resto. Perché tu ti mangi i libri o i dadi? No, però sono comunque nutrimento per l'animo, bisogna essere un po' filosofici. Sì, certo, no, il nutrimento per l'anima è importante, ma anche quello per lo stomaco è altrettanto E infatti ho importante. citato i panini giganti del Valhalla. Ah, beh, quelli sì. Avevo capito un'altra cosa, chiedo scudo. Dadi D&D e dadi Star. No, non li ho mai usati i dadi Star, non ne vado pazzo. Anche perché poi quando li tiri da distarsi si sbriceranno tutti, ti Io prima o sporcano il poi, ti, io tavolo. prima o poi ti, ti butto in un fosso e ti lascio lì. Ho fatto un commento corretto, era logico anche, scusami. No, no, decisamente no. Decisamente no. Grazie, buono, grazie. Allora, se volete iniziamo, così proseguiamo subito verso la conclusione del racconto. Cominci tu allora, Sara. Io stupidamente Andiamo a non ho vedere messo come più la gente niente. muore male. Allora, Se vi ricordate, mentre eravamo li riprendo. al punto dove è sparito un altro dei bambini vicino al pozzo e in questa fattoria dove, beh, le cose stanno andando di male in peggio da quando è caduto questo strano oggetto celeste. Allora, devo ricordarmi anche io dove eravamo arrivati nella pagina, perché ovviamente da me non è segnato praticamente nulla. Vabbè, io sono altrettanto tonto. Ciao Patrick, buonasera, ben arrivato, Ciao come stai? Patrick. Sono altrettanto tonto perché non ho messo il segnalibro. Perché non ho No, messo il io il segnalibro segnalibro? l'ho messo, ma non. Non eravamo arrivati a questo è tutto, può essere. E questo era E, tutto. e, Ok. mi, Sì, mi ok. sembra fossimo arrivati lì, credo. Sì. Il problema è che per me, e questo era tutto, è proprio nel bel mezzo del paragrafo. Ma sì, è così, non è diviso in paragrafi questo. Non è diviso No, in no, è nel bel è mezzo del quello il paragrafo, problema. nel senso che almeno andare a capo, voglio dire. Cioè. Sì. No, non va a capo neanche in originale, è giusto, è proprio in mezzo al paragrafo anche in originale, Sì, ma quindi. Howard letteralmente, cioè. Strutturazione del testo di base, cioè. Abbastanza Allora, bene, abbastanza sì, abbastanza bene, grazie, grazie Patrick, abbastanza bene, sì. bene, dai. Sì. Grazie. Nahum non sapeva che cosa pensare. La signora Pierce era muta e quando Emily tornò a casa e ascoltò la storia, non riuscì a fare ipotesi. Merwin era sparito. Rivolgersi ai vicini non sarebbe servito a niente perché ormai tutti evitavano i Gardner. Inutile dirlo anche alla gente di città, perché ad Arkham ridevano di qualunque cosa. Prima se n'era andato Ted, adesso Merry.
Birdie, qualcosa si era infiltrato laggiù, aspettando di essere visto, sentito o udito. Nahum sentiva che se ne sarebbe andato presto e chiese ad Emmy di badare a sua moglie e al figlio Zenas, ammesso che gli sopravvivessero. Doveva essere il castigo per qualcosa che aveva fatto, anche se Nahum non riusciva a immaginare cosa, perché a quanto ne sapeva aveva sempre camminato sulla via retta del Signore. Per più di 2 settimane Emmy non rivide Nahum. Poi, preoccupato per ciò che poteva essere successo, vinse le sue paure e decise di fare una visita alla fattoria dei Gardner. Dal grande comignolo non usciva fumo e per un attimo il visitatore temette il peggio. L'aspetto della casa era terribile. Erba grigia e vizza, foglie sul terreno, viticci che cadevano in friabile rovina dalle mura di arcaici abbaini. Alberi nudi che artigliavano il cielo grigio di novembre con una tale studiata malvagità che Emmy non poté fare a meno di pensare a un sottile cambiamento nella conformazione dei rami. Ma dopo tutto, Nahum era vivo. Era debole e giaceva su un letto nella bassa cucina, perfettamente conscio e in grado di dare a Zenas gli ordini più semplici. La stanza era freddissima. E poiché Emmy tremava visibilmente, l'ospite gridò a Zenas con voce roca di aggiungere altra legna. In realtà, la legna mancava del tutto. L'enorme camino era spento e vuoto, e il vento freddo che veniva giù dalla canna alzava una nuvola di fuliggine. Dopo un po', Nahum chiese all'amico se la legna aggiunta lo facesse sentire meglio, e allora Emmy si rese conto di ciò che era accaduto. Anche la corda più robusta si era spezzata e la mente del fattore disperato si era messa al riparo da altri dolori. Ponendogli una serie di domande discrete, Emmy non riuscì a farsi una chiara idea di dove fosse Zenas, che in realtà non si vedeva. Tutto ciò che il padre sapeva dire era: è nel pozzo. Adesso vive nel pozzo. Poi, nella mente di Emmy, balenò il pensiero della moglie pazza e cambiò la linea dell'interrogatorio. Abby, ma come sei là? Fu la risposta del povero Nahum e Emmy capì che avrebbe dovuto cercare da solo. Scusate, mi prendo un attimo per un sipino. Vai tranquillo. Finisco la tisana già che ci sono. Tisana di venerdì sera va sempre bene. La tisana va sempre bene, punto. Anche d'estate, io voglio fare questa cosa, quest'estate andrò di tisane comunque. Ma non è un po' troppo? Bere bibite calde, mantiene freschi. Ma sarà vero? Ma chi te le dice tutte ste minchiate? Ma voi giovani, tutte queste cazzate, chi è che ve le dice? Non è che ti guardi il TG4? Ah, ecco. Ah, ecco. Lasciato l'innocuo farneticante sul lettuccio, prese le chiavi dal chiodo accanto alla porta e salì le scale cigolanti che portavano in soffitta. Lassù c'era una terribile aria di chiuso. Un odore disgustoso e un silenzio totale gravavano da ogni parte. Delle 4 porte che si presentarono ad Emmy, una sola era sprangata, e qui egli provò le varie chiavi dell'anello. La terza si rivelò quella giusta e dopo qualche tentativo Emmy aprì la bassa porta bianca. All'interno era piuttosto buio perché la finestra era piccola e oscurata a metà dalle rozze sbarre di legno. Sul pavimento di assi bianche Emmy non riuscì a vedere nulla. Il puzzo era insopportabile e prima di avanzare ancora egli dovette rifugiarsi in un'altra stanza e riempirsi i polmoni d'aria respirabile. Quando rientrò, vide qualcosa di scuro nell'angolo e rendendosi conto di ciò che aveva davanti, mandò un grido. Mentre gridava, gli parve che una nuvola passeggera oscurasse la finestra e un attimo dopo si sentì sfiorare da un'odiosa corrente d'aria. Strani colori danzavano davanti ai suoi occhi e se l'orrore non lo avesse paralizzato, avrebbe ripensato al globulo che era apparso nel meteorite, quando il martello da geologo lo aveva frantumato.
o all'assurda vegetazione che era cresciuta in primavera. Ma in quel momento Emmy pensò solo alla mostruosità che aveva davanti e che fin troppo chiaramente aveva condiviso il fatto del giovane Thaddeus e del bestiame. La cosa terribile era che l'orrore, benché continuasse a cadere in pezzi, fosse ancora in grado di muoversi lentamente e percettibilmente. Su quel particolare episodio, Emmy non mi fornì altri particolari, ma è certo che nel suo racconto l'ombra nell'angolo e la creatura in movimento non appariranno più. Ci sono cose a cui non si può nemmeno accennare, e del resto la legge punisce atti che a volte vengono commessi a scopo umanitario. Personalmente mi ricavai l'impressione che in soffitta, dopo la visita di Emmy, non rimanesse nessun essere vivente e che lasciargli una creatura ancora capace di muoversi sarebbe stato un gesto così mostruoso da condannare qualunque essere pensante all'eterno rimorso. Chiunque non fosse un semplice agricoltore sarebbe svenuto e impazzito, ma Emmy uscì dalla bassa porta perfettamente in sé, chiudendosi alle spalle il tremendo segreto. Ha fallito il tiro intelligenza, quindi non ha collegato i puntini e ha preservato la sanità mentale. Cioè, lui ha semplicemente visto quello che rimaneva della moglie viva, ma non più viva, della moglie dell'amico, e ha agito di conseguenza senza farsi troppe domande. Quando si è troppo intelligenti in Cthulhu non è mai un bene. Vedi, i Mountain Monsters, i Lames, vincerebbe tutto, perché tanto quelli non capiscono un cazzo. O sei tanto intelligente da imparare la magia e confrontarti più o meno, cioè, con le stesse armi in un qualche modo, o se no, Se no, ma comunque ti fai male lo stesso. meglio essere rozzo e ignorante come pochi. Adesso bisognava pensare a Nahum. Doveva essere nutrito e accudito, ma soprattutto condotto in un luogo dove ci si potesse prendere cura di lui. Emmy aveva appena incominciato a scendere la scala buia quando sentì un tonfo al piano inferiore. Gli parve di udire anche un grido strozzato e ricordò nervosamente la nebbia appiccicosa che lo aveva sfiorato nella spaventosa soffitta. Quale presenza avevano risvegliato il suo urlo e l'improvvisa irruzione di sopra? Trattenuto da un vago terrore, udì altri rumori provenienti dal piano terra. Indubbiamente veniva trascinato qualcosa di pesante, e a questo si univa uno sgocciolio appiccicoso, tremendo, simile a quello che potrebbe produrre una feroce e oscena varietà di suzione. Con i sensi esaltati fino alla febbre dal potere di suggestione che i rumori evocavano, Emmy pensò senza una precisa ragione a ciò che aveva visto in soffitta. Buon Dio, in quale sconosciuto regno degli incubi si era cacciato? Non osava andare avanti né indietro, ma rimase tremando sul gomito della scala di legno. Adesso non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere e né salire, rimango qua. Ogni più piccolo particolare della scena gli si era impresso nella mente. I rumori, il senso di paurosa aspettativa, il buio, i gradini ripidi e stretti. Adesso che la notte rimango solo. No, scusate, mi devo fermare perché sennò aiuto. Ma anche cielo misericordioso, il debole e inconfondibile lucore del legno intorno a lui. Gradini, pareti, corrimano e travi erano fosforescenti. Buonasera, Raccoon. Buonasera, buonasera. Poi il cavallo di Emmy, rimasto all'esterno, fece un nitrito disperato che un attimo dopo fu seguito da un rumore di zoccoli al galoppo, segno inconfondibile di una fuga precipitosa. Ancora un momento e del cavallo con il calesse non si sentì più nulla. L'uomo terrorizzato sulla scala buia non poté fare altro che chiedersi cosa lo avesse spinto alla fuga. Ma questo non era tutto. All'esterno era risuonato un altro rumore, come un tonfo in qualcosa di liquido, probabilmente acqua. Doveva trattarsi del pozzo. Emmy aveva lasciato Hero, il cavallo, slegato nelle vicinanze,
e forse una ruota del calesse aveva sfiorato il bordo del pozzo e mandato giù una pietra. E intanto quel maledetto legno continuava a luccicare come se fosse fosforescente. Dio, com'era vecchia la fattoria! La maggior parte era stata costruita prima del 1670 e il tetto a doppio spiovente non più tardi del 1730. Al piano di sotto si udiva distintamente un rumore che pareva adesso quello di un debole grattare sul pavimento, e la mano di Emmy si serrò sul pesante bastone che aveva raccolto in soffitta per ogni evenienza. Facendo forza sui propri nervi, terminò la discesa e si incamminò coraggiosamente verso la cucina, ma non completò il tragitto perché quello che cercava non si trovava più là. Gli era venuto incontro e in un certo senso era ancora vivo. Emi non poteva dire se avesse strisciato o se fosse stato attratto da una forza esterna, ma ormai la morte lo aveva ghermito. Tutto era avvenuto nel giro di mezz'ora, ma il collasso, l'ingrigimento e la disgregazione erano già molto avanzati. Il corpo recava orribili segni di sbriciolamento e i frammenti secchi venivano via a scaglie. Emi non riuscì a toccarlo, ma guardò atterrito la distorta parodia di quello che era stato un volto. «Che cosa è stato, Neum? Che cosa è stato?» Sussurrò, e le labbra gonfie ma spaccate dell'altro, riuscirono a malapena a sillabare un'ultima risposta. «Niente, niente, il colore brucia. È freddo e umido, però brucia. Viveva nel pozzo, l'ho visto». Una specie di fumo, sì, come i fiori la primavera scorsa. Il pozzo di notte luccicava. Ted, Mernie e Zenas, tutto ciò che vive, quello gli succhia la vita. Era nella pietra, deve essere venuto con la pietra. Poi ha avvelenato tutta la terra. Non so cosa vuole. La cosa rotonda che gli scienziati dell'università hanno tirato fuori dalla pietra. E poi schiacciato, era dello stesso colore, lo stesso, ti dico, come i fiori e le piante. Dovevano essercene altri, come semi, semi che sono cresciuti. L'ho visto per la prima volta questa settimana. Si è nutrito di Zenas. Era un ragazzo grande e grosso, pieno di vita. Il colore ti entra nel cervello e poi ti brucia. Nell'acqua del pozzo. Avevi ragione su quell'acqua maledetta. Zenas non è mai tornato dal pozzo e non ha potuto allontanarsi. Lui ti attira e tu sai che sta venendo, ma è inutile. L'ho visto altre volte da quando Zenas è stato preso. Emi, dov'è Nebbi? La mia testa non è più a posto. Non so più da quanto tempo non le porto da mangiare. Prenderà anche lei se non stiamo attenti. Il colore, voglio dire. A volte di notte mi pare che la faccia di Nebbi sia già diventata di quella tinta. Brucia, succhia. È venuto da un posto dove le cose non sono come qui. L'ha detto uno dei professori e aveva ragione. Guarda, Emmy, farà altri disastri. Succhierà tutta la vita. Ma questo fu tutto. L'essere che aveva Niente, parlato. scusa. Dimmi, dimmi. E che è sta roba? Salve, Serio, salve, buonasera. Salve. E che cavolo è sta creatura? È un vampiro, dice socchia, 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 so cos'è? È letteralmente un'entità vampirica spaziale, assolutamente, che consuma tutto quello che ha a portata, Però, piano come ho piano. detto, io non sono d'accordo con chi lo definisce un grande antico, nel senso. E dà più l'idea appunto di un cane da guardia di un grande antico, perché mi sembra più una creatura di istinto più che di raziocinio, se vogliamo. Credo che sia, probabilmente è infradimensionale fra i vari universi, quindi non è classificabile. Ma fra Infatti, nel Malleus l'altro. Monstrorum del gioco di ruolo è classificato a parte, entità a sé stante. Ma tra l'altro, qui vi lancio una provocazione. Secondo voi, Stephen King, per la descrizione della vera forma di It nei Pozzi Neri, si sarà ispirato a questo?
Può essere. Visto che It viene descritto come una luce malsana che sbrilluccica un po', cioè, avete presente chi ha letto It come viene descritto? Sappiamo che King deve tantissimo a Lovecraft, King non ha mai nascosto la sua ammirazione per Lovecraft. E ha anche scritto dei racconti sia del ciclo sia sullo stile. Quindi, appunto, mi ha fatto pensare un po' alla vera forma di It, questa descrizione. E appunto, niente di più facile che King abbia preso un po' anche Tra questo. l'altro, se guardate Creepshow di Romero, è episodico, c'è un episodio con King, è scritto da King, che fu tagliato nell'edizione italiana, è stato reinserito, in cui lui è un fattore che trova nella sua fattoria, nel suo campo, un meteorite, e dal meteorite esce un'energia che piano piano avvelena la terra, cioè non ci ha È neanche quello con provato. lui, è quello con lui vestito da bifolco in salopette? Sì, esatto. Cioè, non ha neanche provato a nascondere l'ispirazione. Quindi perché non l'ho visto? L'ho visto, sentito parlare, ma non l'ho visto bene. Forse l'ho visto una volta, non me lo ricordo neanche. Quindi ha fatto proprio un adattamento del colore venuto dallo spazio Praticamente nell'episodio. sì. Ma guarda, Sailor, in realtà non sono d'accordo. Cioè, essendo l'universo lovecraftiano tutto collegato, tra virgolette, questa è chiaramente un'entità, se vuoi, del ciclo, la puoi mettere appunto infradimensione, un po' come fuori dalle categorie e dagli spazi, tra gli spazi, quindi puoi inserire questo come tutto il resto tranquillamente. Siamo ad Arkham, quindi vicino ad Arkham, quindi la valle del Miskatonic è sempre quella lì, la zona. No, Non avevo visto Raccoon, non l'ho mai Cage, visto ancora. purtroppo. Ma questo fu tutto. L'essere che aveva parlato non poteva farlo più perché era completamente crollato su se stesso. Emmy stese sui resti una tovaglia da tavola a scacchi rossi e uscì all'aperto dalla porta sul retro. Risalì il declivio verso il pasturo di 10 acri e barcollò in direzione di casa seguendo la strada del nord nei boschi. Di passare accanto al pozzo da cui il cavallo era fuggito, non se la sentiva. Lo aveva guardato dalla finestra e si era accorto che dal bordo non era stata rimossa neppure una pietra. Questo significava che il calesse non aveva urtato proprio nulla. E quindi il tonfo nell'acqua era dovuto a qualcos'altro. Qualcosa che si era tuffato nel pozzo dopo aver finito con il povero Neo. Quando Emmy raggiunse casa, trovò che cavallo e calesse lo avevano preceduto e avevano gettato sua moglie in una crisi d'angoscia. Dopo averla rassicurata, ma senza dare spiegazioni, immediatamente partì per Arkham e avvertì le autorità che la famiglia Gardner non esisteva più. Emmy non si prodigò in dettagli, ma si limitò a raccontare la morte di Nahum e Nebbi, visto che quella di Thaddeus era già nota. Poi aggiunse che la causa sembrava la stessa misteriosa malattia che aveva ucciso il bestiame e denunciò la scomparsa di Merwin e Zenas. Quindi anche Zenas è finito nel pozzo, giusto? E sono finiti tutti nel pozzo, purtroppo. Tutti quanti. Pare che Lovecraft si sia ispirato alla storia della Saints dell'Apocalisse di Giovanni. Ah. Potrebbe essere. Di sicuro la conosceva, quindi potrebbe essere assolutamente. Al distretto di polizia fecero molte domande, alla fine delle quali Emmy fu costretto a scortare 3 agenti alla fattoria Gardner e con loro il coroner, sì, in teoria il coroner, il medico legale e il veterinario che aveva curato gli animali ammalati. Ad Emmy non fece certo piacere tornare sul luogo della tragedia, perché il pomeriggio era inoltrato e non gli garbava l'idea di trovarsi in un posto simile di notte. Ma il fatto di essere con tanta gente gli dava qualche conforto. I 6 funzionari partirono in un furgone a cavalli della polizia, mentre Emmy faceva strada con il calesse. Verso le 4 del pomeriggio,
Arrivarono alla fattoria del malanno. Benché i funzionari fossero abituati alle più orribili esperienze, nemmeno uno rimase indifferente a ciò che trovarono in soffitta e sotto la tovaglia da tavola sul pavimento a pian terreno. Era già terribile l'aspetto della fattoria in preda alla sua grigia desolazione. Ma i due cadaveri sbriciolati superavano ogni limite. Nessuno poté guardarli a lungo, e anche il medico legale ammise che c'era ben poco da esaminare. Ovviamente, però, si potevano prelevare dei campioni per farli analizzare, e a questo compito si dedicò con un certo zelo. Qui bisogna aggiungere che quando le due provette colme di ceneri vennero finalmente portate al laboratorio dell'università, accadde un altro fenomeno misterioso. Sotto lo spettroscopio, i due esemplari rivelarono una gamma di emissioni sconosciute, molte bande della quale erano identiche a quelle che il meteorite aveva rivelato l'anno prima. La proprietà di emettere un tale spettro svanì in un mese e da quel momento la polvere si ridusse a un composto di fosfati e carbonati alcalini. Se avessi immaginato che intendevano passare all'azione subito, Emmy non avrebbe parlato del pozzo ai suoi accompagnatori. Era ormai quasi il tramonto e personalmente non vedeva l'ora di andarsene, ma non poté fare a meno di gettare un'occhiata nervosa all'orlo di pietra che sorgeva nel cortile. E quando un agente gliene chiese il perché, Emmy riconobbe che Nahum aveva temuto qualcosa che si annidava laggiù. Anzi, l'aveva temuto al tal punto che non aveva neppure osato cercarvi Merwin e Zenas, i figli scomparsi. Dato che non si poteva fare altro che svuotare il pozzo ed esplorarlo immediatamente, Emmy dovette aspettare tremando che secchio dopo secchio d'acqua putrida venisse tirata su e rovesciata sul terreno, già intriso del cortile. Gli uomini annusarono il liquido con disgusto e alla fine il fetore insopportabile li costrinse a turarsi il naso. Il lavoro non richiese tanto tempo quanto avevano temuto, visto che l'acqua era straordinariamente bassa, e non c'è bisogno di descrivere in tutti i particolari ciò che vi trovarono. Basti dire che i resti di Merwin e Zenas erano almeno in parte sul fondo. Ciò che rimaneva faceva parte soprattutto dello scheletro. Con loro, inoltre, c'erano un piccolo cervo e un grosso cane più o meno nello stesso stato, e un certo numero di ossa di animali più piccoli. La fanghiglia e il viscidume sul fondo avevano un aspetto inspiegabilmente poroso, ricco di bolle. Un uomo si calò reggendosi agli appigli e, munito di una lunga pertica, scoprì che poteva immergere l'asta di legno a qualunque profondità nel fango del fondale, senza incontrare ostacoli solidi. Era ormai il crepuscolo e dalla casa furono portate alcune lanterne. Poi, accertato che dal pozzo non si poteva ricavare altro, gli uomini tornarono all'interno e si riunirono nell'antico soggiorno della fattoria, mentre la luce intermittente di una spettrale mezzaluna gettava un pallido manto sul deserto grigio dei campi. Il caso oltrepassava le capacità di comprensione dei convenuti, e non sembrava esservi alcun elemento noto che collegasse la strana sorte della vegetazione, la malattia sconosciuta che aveva colpito bestiame ed esseri umani, e le morti inspiegabili di Merwin e Zenas nel pozzo avvelenato. Tutti avevano sentito, come è ovvio, le dicerie dei contadini, ma non potevano credere. Che fosse accaduto qualcosa di veramente contrario alle leggi di natura. Ti do il cambio qui se vuoi. Va bene, grazie. Grazie okay. Mille. Allora, vedo se riesco anche ad arrivare alla fine del racconto, tanto non manca moltissimo. Il meteorite aveva senza dubbio avvelenato il suolo, ma la malattia letale che aveva colpito persone e animali che non avevano mangiato nulla cresciuto in quel suolo era un'altra faccenda. La colpa era dell'acqua del pozzo. Molto probabile. Sarebbe stata un'ottima cosa farla analizzare. Ma quale forma particolare di pazzia aveva potuto spingere i due ragazzi a saltare nel pozzo?
Le loro azioni erano state simili e i loro resti mostravano che entrambi avevano sofferto di quella malattia letale che portava il corpo a ingrigirsi e sgretolarsi. Perché era tutto così grigio e friabile? Fu il coroner seduto accanto alla finestra a guardare l'aia che notò per primo la luminosità intorno al pozzo. Era ormai notte e tutto lo squallido terreno circostante riluceva debolmente e non per la luce intermittente della luna. Questa nuova luminosità era qualcosa di definito e di distinto e sembrava emanare dal pozzo buio, simile al raggio attenuato di un riflettore, creando cupi riflessi nelle pozze d'acqua sul terreno. Aveva uno strano colore e mentre tutti si affollavano intorno alla finestra, Ammi trasalì violentemente. Infatti, quello strano raggio di miasma spettrale aveva una sfumatura di colore che gli era familiare. Aveva già visto quel colore e aveva paura di pensare che cosa potesse significare. L'aveva visto 2 estati prima nel globulo friabile, incastonato nel meteorite. L'aveva visto nella folle vegetazione della primavera e gli era parso di vederlo quella stessa mattina, contro la piccola finestra della stanza del solaio, in cui erano accadute cose innominabili. Il colore era balenato per un attimo. Una folata viscida e disgustosa di vapore aveva sfiorato Ammi, e poi il povero Naum era stato ucciso da qualcosa che era in quel colore. L'aveva detto in punto di morte, aveva detto che era simile al globulo e alle piante. Dopodiché si era sentita la corsa nell'aia e il tonfo nel pozzo, e ora il pozzo stava eruttando nel buio della notte un raggio pallido e insidioso dello stesso demoniaco colore. Fa onore alla vivacità mentale di Ammi il fatto che in un simile momento di tensione si fermasse a riflettere su una questione che era puramente scientifica. Non poteva che meravigliarsi per il fatto di aver ricevuto la stessa impressione da una nube di vapore scorta di giorno contro una finestra aperta sul cielo mattutino e da una nube fosforescente vista di notte sullo sfondo di un paesaggio nero e desolato. Non era giusto, era contro natura. E Ammi ricordò le ultime terribili parole dell'amico morente. Viene da un mondo dove le cose sono diverse da qui, l'ha detto uno di quei professori. In quel momento tutti e 3 i cavalli, che erano legati a un palo di alberelli, ad un paio di alberelli secchi accanto alla strada, cominciarono a nitrire e a scalpitare freneticamente. Il conducente del barroccio si avviò verso la porta per intervenire, ma Ammi gli posò una mano tremante sulla spalla. Non andare là, sussurrò. Ci sono molte cose che non sappiamo. Naum ha detto che nel pozzo vive qualcosa che succhia la vita. Ha detto che deve essere cresciuta in qualche modo da una palla simile a quella che vedemmo nel meteorite che cadde un anno fa a giugno. Succhia e brucia, ha detto. Ed è solo una nuvola di colore, proprio come quella luce là fuori. Si vede appena e non si può dire che cosa sia. Non pensava che si nutrisse di tutto ciò che è vivo e che diventasse sempre più forte. Ha detto che l'ha vista in questi ultimi giorni. Deve essere qualcosa che viene dal cielo, come il meteorite, così dicevano i professori dell'università. Il suo aspetto, il modo in cui uccide non appartengono al mondo di nostro Signore, è qualcosa che viene dallo spazio. Allora gli uomini si fermarono indecisi, mentre la luce emanata dal pozzo diventava più forte e i cavalli attaccati scalpitavano e nitrivano con una frenesia crescente. Fu veramente un momento terribile. Il terrore era in quella casa antica e maledetta. 4 mostruosi mucchietti di frammenti, 2 provenienti dalla casa e 2 dal pozzo, erano nella legnaia, e quel raggio di un colore empio e ignoto saliva dalle profondità fangose del pozzo. Ammi aveva fermato il conducente impulsivamente, dimenticando che il viscido tocco di quel vapore colorato non l'aveva danneggiato. Ma forse fece bene ad agire in quel modo. Nessuno saprà mai che cos'era in movimento nella notte, e sebbene quella mostruosità aliena avesse fino ad allora colpito solo gli esseri umani dalla mente indebolita, non si può sapere cosa avrebbe potuto fare in quegli ultimi momenti, visto che era sempre più forte e animata da uno scopo che ben presto fu evidente in quella notte di luna. Improvvisamente uno degli agenti che erano alla finestra lanciò un grido breve e acuto. Gli altri lo guardarono e poi seguirono rapidamente il suo sguardo che era fisso verso l'alto. Attratto subitamente da qualcosa, mentre guardava oziosamente intorno. Non ci fu bisogno di parole. Quello di cui si era discusso tanto fra i contadini non era più discutibile.
Ed è a causa della visione di cui furono testimoni quei sette uomini, se ad Arkham non si parla mai degli strani giorni. Dopo quella notte, gli uomini della spedizione, di comune accordo, ne parlarono sottovoce. È necessario premettere che non c'era vento a quell'ora. Poco più tardi si levò un forte vento, ma in quel momento l'aria era immobile. Non si muovevano nemmeno i secchi steli degli albe, de, degli alti cespugli di erismo, di erisimo, grigi e inariditi, né la frangia che pendeva dal tetto del barroccio. Eppure, in quella calma piena di tensione e di malvagità, i rami spogli di tutti gli alberi dell'Aia si muovevano, si contorcevano misteriosamente, spasmodicamente, tenendosi folli e convulsi verso le nubi illuminate dalla luna. Tendendosi folli e convulsi verso le nubi illuminate dalla luna. Graffiavano impotenti l'aria benefica, come se fossero intimamente legati a orrori sotterranei, che si torcevano e lottavano al di sotto delle radici annerite. Tutti trattennero il fiato per parecchi secondi. Poi una nube più scura coprì la luna e il profilo dei rami contorti momentaneamente svanì. Allora si alzò un solo grido, rauco e soffocato dall'orrore, da tutte le gole. Il terrore non era svanito con lo svanire della luce della luna. In quel terribile momento di tenebre più fitte, i sette uomini videro muoversi all'altezza della cima degli alberi un migliaio di puntini dalla luminosità fievole e maligna. I puntini di luce coronavano ogni ramo, simili a fuochi fatui o alle fiamme che discesero sulla testa degli apostoli durante la Pentecoste. Era una costellazione mostruosa di luce innaturale, simile ad uno sciame di lucciole, satolle di carne putrefatta, che danzino una sarabanda infernale in una palude maledetta. Le luci avevano quello stesso colore alieno ed indescrivibile che Ammi era arrivato a riconoscere e temere. Nel frattempo il raggio fosforescente proveniente dal pozzo diventava sempre più luminoso, creando nelle menti degli spettatori un senso di fatalità e di anormalità, che per lungo tempo accompagnò ogni immagine creata dalla loro coscienza. Il raggio non usciva più dal pozzo, ma ne sgorgava. Quel torrente informe di colore indefinibile pareva scorrere verso il cielo. Il veterinario rabbrividì e si avvicinò alla porta che dava sull'aia per chiuderla con una pesante sbarra. Ammi non era meno tremante e dovette dare uno strattone al vicino e indicare con il dito, dato che gli mancava la voce. Quando volle far notare la crescente luminosità degli alberi. I nitriti e gli scalpicci dei cavalli erano diventati spaventosi, ma non un uomo in quel gruppo si sarebbe avventurato fuori dall'antica casa per nessuna ricompensa al mondo. Col passare dei secondi, lo scintillio degli alberi aumentava, mentre i rami inquieti si tendevano sempre più verticalmente verso il cielo. Il legno che rivestiva il pozzo prese a scintillare e poco dopo. Un poliziotto indicò senza parlare i capanni di legno e le arnie dal lato del muro di pietra che dava ad ovest. Cominciavano a scintillare anch'essi, sebbene fino a quel momento il barroccio e il calesse non fossero stati contaminati. Poi si sentì un grande frastuono e uno scalpitio di zoccoli sulla strada. Quando Amy spense la lampada per vedere meglio, tutti compresero che i due cavalli grigi avevano sradicato gli arbusti a cui erano attaccati ed erano scappati. Trascinandosi dietro il barroccio. L'incidente sciolse le lingue e gli uomini si scambiarono dei sussurri imbarazzati. Si stende su tutta la materia organica che si trova in questa zona, mormorò il medico legale. Nessuno replicò, ma l'uomo che aveva sondato il pozzo bisbigliò che forse la lunga asta aveva smosso qualcosa di spaventoso. Era orribile, aggiunse, non aveva fondo. Solo fango, bolle, la sensazione che laggiù si nascondesse qualcosa. Il cavallo di Ammi ancora scalciava e lanciava urla assordanti, e per poco non soffocò con i suoi nitriti la fievole voce tremula del suo padrone, che mormorava le sue sconnesse riflessioni. È venuta da quella pietra, è cresciuta laggiù, prende tutto ciò che è vivo, si nutre degli esseri viventi, anima e corpo, Thad, Merwin, Zenas, Nebbi. Nome è stato l'ultimo. Tutti loro bevevano l'acqua, ne hanno subito l'influsso. Viene da un mondo dove le cose non sono come nel nostro. E adesso torna da dove è venuta. Ammi
A questo punto, quando la colonna di colore indefinibile si accese di un bagliore più intenso e cominciò a intrecciarsi in forme fantastiche, che in seguito ogni spettatore descrisse in modo diverso, il povero Hero smise un suono che nessuno aveva mai sentito uscire dalla gola di un cavallo. Tutti quelli che erano nel soggiorno dal basso soffitto si turarono le orecchie, e Ammi si allontanò dalla finestra pieno di orrore e nausea. Le sue sensazioni non si possono comunicare con le parole. Quando Ammi guardò di nuovo in direzione dell'Aia, lo sventurato animale giaceva inerte sul prato illuminato dalla luna, tra le stanghe frantumate del calesse. Questa fu l'ultima immagine di Hiro, finché non andarono a seppellirlo il giorno dopo. Ciao, buonasera, buonasera, come stai? Mammy non ebbe il tempo di addolorarsi. Perché quasi nello stesso istante un poliziotto richiamò silenziosamente l'attenzione su qualcosa di terribile che era nella stanza insieme a loro. Sara? L'ha presa, ha Senti, preso il che mi sta colore anche lei. dando. Ah no, ecco, Ok. è arrivato. Mi stava dando effettivamente problemi di connessione, tant'è vero che doveva ancora venirmi fuori il commento di gioco e tipo ero lì, ma chi sta salutando Giacomo? Perché proprio non stava laggando brutalmente. Risolto però adesso. Incredibilmente sì. Ok, aspetta. Grazie, grazie, grazie mille. Con la lampada spenta, era chiaramente visibile una debole fosforescenza che aveva cominciato a pervadere tutta la casa. Baluginava sul pavimento dalle larghe assi, laddove il tappeto le lasciava scoperte, e luccicava sui telai delle piccole finestre. Correva lungo le travi portanti, brillava sulla mensola del camino e contaminava le porte e i mobili. A ogni minuto si intensificava e alla fine fu chiaro che era necessario che ogni essere vivente lasciasse quella casa. Ammi mostrò agli altri la porta sul retro e il sentiero che risaliva tra i campi fino al pascolo di 10 acri. Camminarono storditi come in sogno e non osarono guardarsi alle spalle finché non furono lontani sulla collina. Furono contenti che ci fosse quel sentiero, perché non avrebbero mai potuto scappare per la strada principale passando accanto al pozzo. Fu già abbastanza brutto oltrepassare il granaio e i capannoni scintillanti e quei baluginanti alberi da frutta con i loro contorni maligni e diabolici. Ma grazie al cielo i rami si contorcevano verso l'alto. La luna rimase coperta da nubi nere mentre attraversavano il rozzo ponte sul Chapman's Brook e annaspavano alla cieca fino ai campi aperti. Quando guardarono indietro verso la valle e la lontana fattoria dei Garner, videro uno spettacolo agghiacciante. Tutto scintillava in quell'ignota tonalità di colore. Per questo vedete che io rimango convinto della mia teoria che sia qualcosa di non identificabile dall'occhio umano, qualcosa che cambia di continuo, ma che non riesci a capire bene che cosa sia. È uno dei motivi per cui mi piace tanto, così è un Lovecraft puro, un'entità che non puoi descrivere, non puoi commentare perché è un colore al di fuori dello spettro percepibile sulla Terra, quindi. Alberi, costruzioni e perfino l'erba, che non aveva assunto quell'etale aspetto grigio e friabile. I rami erano tutti tesi verso il cielo e coronati da lingue di fuoco. Torrentelli dello stesso fuoco mostruoso scendevano lungo le grondaie della casa, del fienile e dei capanni. Sembrava una scena presa da un quadro di Fuseli, e su tutto il resto regnava quel torrente di luce amorfa, quell'arcobaleno alieno informe della misteriosa sostanza benefica uscita dal pozzo, ribollente, senziente, ondeggiante, scintillante e gorgogliante nel suo cromatismo cosmico ignoto. Poi, senza preavviso, quell'orribile luminosità si slanciò verso il cielo come un razzo o una meteora, senza lasciare tracce. Sparì in un buco tra le nuvole, dalla forma circolare e stranamente regolare, prima che qualcuno potesse emettere un suono. Nessuno di quelli che l'hanno vista potrà mai dimenticare quella visione. E Amme fissò inebetito la costellazione del Cigno, nella quale Deneb risaltava fra le stelle per la sua luce.
Tra quegli astri, l'ignoto colore si era perso nella Via Lattea. Ha mangiato, se n'è andato via. Si è caricato di energia e è ritornato a casa. Ciao Pasquale, ciao. Ma no, ancora qualcosa di ancora diverso, qualcosa di ancora più difficile. Cioè, proprio anche perché poi questo è vivente, è qualcosa veramente al di là della comprensione. Aspettate un attimo. Sì, aspettate un attimo che mi sono perso. Ok, ma uno schianto nella vallata riportò subito dopo il suo sguardo sulla terra. Accade solo questo, solo un rumore di legno che si spacca e si schianta, e non il boato di un'esplosione, come affermarono molti altri del gruppo. Eppure il risultato fu lo stesso, perché in un istante febbrile calidoscopico, da quella fattoria maledetta e dannata, eruppe un diluvio di scintille e di sostanza innaturale che abbagliò quei pochi che lo videro e bombardò lo zenith con un nugolo di frammenti dai colori fantastici che il nostro mondo non possiede. Attraverso le nuvole che si erano rapidamente riformate, i frammenti colorati seguirono la mostruosità che era scomparsa e in un attimo scomparvero anch'essi. Nella vallata restarono solo tenebre verso le quali gli uomini non osarono tornare. Poi si alzò un vento che sembrava arrivare in folate scure e gelide dagli spazi astrali. Urlava, e sferzava i campi e i boschi contorti di una folle frenesia cosmica, finché gli atterriti spettatori compresero che sarebbe stato inutile aspettare che la luce lunare mostrasse che cos'era rimasto della fattoria di Noum. Troppo spaventati per abbozzare qualche teoria, i sette uomini tremanti si trascinarono verso Arkham, lungo la strada che correva a nord. Ami era in condizioni peggiori dei suoi compagni e li pregò di accompagnarlo a casa invece di continuare dritti per la città. Non aveva il coraggio di attraversare da solo i boschi rinsecchiti e spazzati dal vento che lo dividevano dalla sua casa. Ami aveva vissuto un'esperienza sconvolgente che agli altri era stata risparmiata e per molti anni a venire fu perseguitato da una paura opprimente di cui non osava parlare. Mentre gli altri spettatori su quella collina battuta dal vento avevano rivolto la faccia verso la strada, Ami si era girato per un istante a guardare quella cupa valle di desolazione che aveva ospitato il suo disgraziato amico. E da quel luogo contaminato, alieno, aveva visto qualcosa alzarsi debolmente, solo per riaffiorare nel punto preciso da cui il grande orrore informe si era lanciato verso il cielo. Era solo un colore, ma un colore che non apparteneva né alla terra né al cielo. E poiché Ami conosce quel colore e sa che un ultimo debole residuo deve ancora celarsi nelle profondità del pozzo, la sua testa non è completamente a posto. La parte è rimasta qui. Ciao ciao. Un cucciolino è ancora lì sotto, non è partito. Lui è l'unico che lo vede e non ce la fa, perché capisce che è ancora. Cosa è dato? Vi volete girare? No, io mi giro, esatto. Voglio vedere. Sei sicuro? Io vado a controllare. Vai. Oh, sarà bellissimo giocare a Call of Cthulhu. Vado a vedere. Sì. No, col cazzo, io non vado a vedere sì, niente. Il problema è che se non andiamo a vedere non scopriamo niente, cioè dobbiamo per forza. Sì, ma io mando avanti voi, che a me mi scappa da ridere. Tu, Giacomo, sei il meme di Jerry Scotti, vai a vedere. Vai, vai. Vuoi scoprire questa cosa? Ah, io ne, se fossi in un universo di opera è così. C'è un misterioso cosa, andiamo a vedere. Io sto qua tranquillo.
Dobbiamo portare l'attacco alla casa dello stregone. Tu ci vieni? No, no, io sto qui a fare la sentinella qui sul fiume, ben lontano, dove non succede niente. Al massimo senti rumori. Al massimo senti rumori, che a me mi scappa da ridere. Allora, Ammi non si è più avvicinato a quel luogo. Sono passati 44 anni da quegli orribili giorni. Ma lui non è mai più tornato nella valle e sarà felice solo quando un nuovo bacino idrico la cancellerà. Anch'io ne sarò felice, perché non mi piacciono i colori che la luce del sole assume intorno a quel pozzo abbandonato. Spero che l'acqua sarà sempre molto profonda, ma anche se sarà così non la berrò mai. Penso che non rivedrò più i dintorni di Arkhan. Tre degli uomini che erano stati con Ammi tornarono la mattina dopo a vedere le rovine alla luce del sole, ma non c'erano rovine vere e proprie. Solo i mattoni del comignolo, le pietre della cantina, alcuni frammenti minerali e metallici e l'imboccatura di quel pozzo nefasto. Tranne che per il cavallo morto di Ammi, che essi trascinarono via per seppellirlo, e il calesse che restituirono al proprietario, la vita aveva lasciato quel luogo. Restavano solo cinque acri maledetti di polvere grigia, e da allora non vi è mai cresciuto più niente. Oggi si allarga ancora sotto il cielo dei boschi e nei campi come una grande macchia fatta da un acido, e i pochi che hanno avuto il coraggio di guardarla, malgrado i racconti dei contadini, l'hanno chiamata la landa maledetta. I racconti dei contadini sono bizzarri. Sarebbero ancora più bizzarri se i cittadini di Arkham e i chimici dell'università si prendessero la pena di analizzare l'acqua di quel pozzo in disuso e la polvere grigia che nessun vento riesce a soffiare via. Anche i botanici dovrebbero studiare la flora avvizzita che è ai margini della vallata. Forse potrebbero dire, se ha ragione chi afferma che l'avvizzimento si estende a poco, forse di un paio di centimetri l'anno. La gente dice che il colore dell'erba attorno a quella zona non è proprio normale in primavera e che d'inverno le bestie selvatiche lasciano strane impronte sul sottile strato di neve. La neve non è mai molto alta sulla landa maledetta. I cavalli, i pochi rimasti in questa civiltà delle macchine, diventano ombrosi quando passano per quella valle silenziosa. E i cacciatori non possono fidarsi dei propri cani quando sono troppo vicini alla macchia di polvere grigia. Dicono che anche l'influsso sulla mente sia negativo in quella regione. Molti sono diventati un po' tocchi negli anni successivi alla morte di Numm, e in comune avevano la caratteristica di non trovare la forza di andarsene. Allora tutte le persone sane di mente hanno lasciato la regione. E solo gli stranieri hanno tentato di vivere nelle vecchie fattorie cadenti. Ma nemmeno loro hanno resistito. E talvolta ci si chiede se un intuito più acuto degli altri abbia loro permesso di vedere i fenomeni soprannaturali di cui sussurrano. I loro sogni notturni, come affermano, sono spaventosi in quella regione grottesca. E senza dubbio il solo aspetto di quell'oscuro reame è sufficiente a provocare delle fantasie morbose. Tutti i viaggiatori hanno avvertito un senso di stranezza in quelle profonde gole, e gli artisti rabbrividiscono nel ritrarre quei fitti boschi, il cui mistero colpisce sia gli animi che gli occhi. Anch'io sono sconcertato dalla sensazione che produsse in me la mia unica visione di quel luogo, prima che Ammi mi narrasse la sua storia. Quando scese il crepuscolo, desiderai che qualche nube si addensasse in cielo, perché nel mio animo si era insinuato uno strano timore per i profondi abissi celesti. Non chiedetemi la mia opinione, non so niente, questo è tutto. Solo Ammi è in grado di rispondere, perché gli abitanti di Arkham non amano parlare degli strani giorni, e i tre professori che videro il meteorite e il suo globulo colorato sono tutti morti. C'erano altri globuli, ne sono convinto. Uno si nutrì e fuggì, ma probabilmente ce n'era un altro che non fece in tempo. L'ha mollato lì, poverino. Senza dubbio è ancora nel pozzo. Ho visto con i miei occhi che la luce del sole assume strani colori alla sua imboccatura. I contadini dicono che l'avvizzimento avanza di un paio di centimetri all'anno. Allora è probabile che ancora oggi il globulo si nutra e cresca. Ma qualunque sia la forza maligna che si cela in quel luogo deve essere prigioniera, altrimenti si sarebbe estesa rapidamente. Forse è abbarbicata alle radici di quegli alberi che artigliano l'aria. Ad Arkham si dice che ci siano grandi querce che la notte scintillano e si agitano come non dovrebbero. Cosa sia solo il Dio lo sa. Credo che da un punto di vista scientifico la cosa descritta da Ammi si potrebbe definire un gas, ma questo gas obbediva a leggi che non appartengono al nostro cosmo.
Non era un frutto dei mondi e dei soli che splendono nei telescopi e sulle lastre fotografiche dei nostri osservatori. Non veniva dai cieli cui movimenti e le cui dimensioni vengono misurate o ritenute incommensurabili dai nostri astronomi. Era solo un colore che veniva dallo spazio, un terribile messaggero proveniente dagli informi reami dell'infinito che si estende al di là della natura a noi nota. Da reami la cui sola esistenza annebbia la mente e ci ottenebra con i neri abissi extracosmici che spalanca davanti ai nostri occhi atterriti. Dubito fortemente che Ammi mi abbia mentito coscientemente e non penso che il suo racconto fosse solo il delirio di un pazzo, come mi avevano preavvertito gli abitanti di Arca. Qualcosa di terribile arrivò insieme al meteorite sulle montagne e nelle valli, e qualcosa di terribile, benché non sappia in quali proporzioni, rimane ancora. Sarò felice di veder sommergere dall'acqua quella landa. Nel frattempo spero che non succeda niente ad Ammi. Ha visto così tanto di quella cosa, il cui influsso è così insidioso. Perché non è mai riuscita ad andarsene? Con quanta chiarezza ricorda le ultime parole di Nom. Non puoi andar via, ti attira. Sai che qualcosa sta per venire, ma è inutile. Ammi è un buon vecchio. Quando cominceranno i lavori per il bacino di riserva, scriverò all'ingegnere capo per dirgli di tenerlo sotto controllo. Sarebbe tremendo pensare che possa diventare quella mostruosità grigia, contorta e prosciugata, che continua a turbare i miei sogni. Ai 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 ai. E così si chiude il colore venuto dallo spazio, con l'entità che riparte dopo aver fatto quello che ha fatto, ma lascia una piccola scheggia, o un cucciolo, se volete, nella terra intorno ad Arkham, e gli abitanti della zona, chi ha visto è rimasto, perché attrae, ha un potere appunto quasi mentale, un po' come i vampiri del folklore, anche se ci pensate. Ha portato a un altro livello il vampiro Lovecraft, in pratica. Voglio fare un racconto sui vampiri. Sì, ma alla mia maniera. Ma alla mia maniera, esatto. Che ne pensate? Diteci. Dite un po', se vi è piaciuto. Appunto, del colore non posso dire altro che non che appunto quello che abbiamo già detto. È un'entità strana, non proprio classificabile dallo spazio profondo. Esatto. Voglio fare un racconto sui vampiri, però non lo so... C'è questo autore bravissimo che ho appena letto, si chiama H.G. Wells. Non è che magari prendo qualcosa anche da lui? È vero. Avrà letto Wells? Sì, di sicuro. Assolutamente, figurati. Meno male che mi è venuto in mente di scrivere La macchina del tempo, qualcosa sui viaggi nel tempo. Ve lo immaginate un racconto sui viaggi nel tempo fatto da Lovecraft? No. Meglio di no, vero? In un certo qual senso, nei tre raccontini brevi che abbiamo adesso, non so se facciamo ovviamente tutti oggi, vediamo tra adesso la prossima puntata, un po' si viaggia nel tempo, tra virgolette. Tra molte virgolette. Ah, forse sì? Ho capito perché sto guardando le prime pagine di L'antica gente dei monti. Allora, prima di quello, se andando più o meno in ordine, c'è il successore, The Descendant. Ah, ok, quindi io devo prendere The Descendant in questo momento, che è il prossimo che vogliamo fare. Sì. Sto cercando di seguire più o meno l'ordine presunto di stesura. Sì, Sailor, però non ci siamo ancora arrivati. Non volevo spoilerare i grandi racconti ancora, con calma. Datemi solo un attimo. Mi mette anche altre cose a me, Sailor, però non posso fare spoiler neanche ai miei colleghi. Ok. Allora, il prossimo mini raccontino che abbiamo, siamo sempre in ciclo di Cthulhu, è The Descendant. The Descendant, che vi ricordo, la Mondadori nella vecchia edizione di tutti i racconti, l'aveva tradotto con La discesa,
in realtà sarebbe il discendente. Esatto, è un brevissimo racconto incentrato su un famoso aspetta, libro. Che sono? Scusate, erano rumori in cucina, non vi preoccupate. Okay. Su un famoso libro ormai che conosciamo a memoria, anche perché, attenzione, adesso, tra poco, abbiamo il successore, abbiamo l'antica gente dei monti e poi abbiamo finalmente la storia del Necronomicon. Adesso mettiamo a posto lo scherzone che Lovecraft ha fatto a un sacco di persone che sono ancora convinte adesso che il Necronomicon esista davvero. Quindi, piano piano, vediamo. Cioè, vediamo nonostante lui abbia detto, guarda che è tutto finto, mi sono inventato tutto. L'hai detto perché... È tipo, non sono il Messia. L'hai detto, sei il Messia. No, ho inventato. No, è vero, ci stai mentendo per nascondere la verità. L'hai trovato davvero il Necronomicon? L'hai copiato? Sì, va bene. Allora, non trovo il discendente o il successore. Il successore, magari. Magari ce l'hai come il successore. Sì, sotto frammenti incompiuti, il successore. È veramente breve ed è incentrato appunto sul Necronomicon. Sono Scusa, Sara, ti muto un attimo perché sento il rumore. Sono tre pagine, praticamente, un frammentino. Okay. Sono abbastanza frammentari, anche l'antica gente dei monti è molto frammentario, sono abbastanza frammentari questi. Ok, magari leggiamo questo, aspetta. Poi magari quello dopo, questo lo leggo io, poi magari il prossimo Sara lo leggi tu. Ok. Come vuoi. Tra l'altro l'antica gente dei monti, torniamo indietro abbastanza, andiamo all'epoca del nostro impero. Impero romano. Ah. L'antica gente dei monti è Lovecraft è uno di quelli che avrebbe quanto spesso pensi all'impero romano? Quanto spesso pensi all'impero romano? Sì. Però dopo vediamo l'antica gente dei monti e l'altro. Sì, son due paginette proprio. Sì, allora. È brevissimo. Il successore. Il titolo originale di questo breve frammento, The Descendant, che costituisce l'inizio di un racconto mai portato a termine, non è di Lovecraft, quindi non è stato lui a dargli il titolo, ma del suo esecutore letterario R. H. Barlow, che lo trovò scritto su alcuni fogli slegati tra le carte di Lovecraft. Lo stesso Barlow propose come data di stesura il 1926, ma non esiste alcun ricordo nella corrispondenza dell'autore. Ah, questo è proprio l'inizio classico da Lovecraft, proprio. Sto scrivendo su quello che, secondo quanto dice il dottore, è il mio letto di morte. La mia paura più angosciosa è che si sbagli. Sembra che fra una settimana sarò già sepolto, ma... Ecco, cominciamo subito. Sto per morire, sto per impazzire, ma prima devo scrivere quello che vi ho visto, che vi è successo. A Londra c'è un uomo che grida di terrore ogni volta che sente suonare la campagna... No, questa è campana, la campana della chiesa. Perché campagna? Perché mettete una campana. Church bell, church bell ring. Appunto, la campana della chiesa. Qui c'è la campagna della chiesa. Che cazzarola è la campagna della chiesa? Secondo me è un errore di battitura. Secondo sì, me. È un refuso, molto è chiaramente semplice, un refuso. Però... Rileggete! Maledizione! Prima di pubblicare, rileggete. Santo cielo. Ritornano i bei ricordi. Morgoth e le sue volpi. Porca puttana, le volpi. Darmi oppure in come... A chi? Come quella... Come si chiamava? Come nell'Anello del Potere Terza Era. I Sette Anelli. I nove anelli e l'albero, perché tri in inglese le vecchie traduzioni i nove anelli, certo. I sette anelli e l'albero le grandi traduzioni. Perché questa cosa, perché
Carissima gente che fa queste edizioni, mi sembra che fra di noi, l'unico che sta facendo uno sforzo per evitare che io vi meni, sono sempre io, la stessa persona che prima o poi vi menerà. Ma no, è tardi ormai. Scusate, non dovevo farlo. Quindi, un tizio che grida di terrore ogni volta che sente suonare le campane della chiesa. Vive in una stanza d'affitto nella Gray's Inn, solo con il suo gatto soriano. Ah, dovevano tornare i gatti anche qua, per forza. La gente dice che è matto, ma innocuo. La sua stanza è piena di libri di storie puerili e ora dopo ora cerca di perdersi nelle loro pagine. Alla vita chiede una cosa sola, non pensare. Per qualche motivo il pensiero è per lui un qualcosa di orrendo ed egli fugge come la peste tutto ciò che può dare esca all'immaginazione. Stai parlando di te, Howard? Che eri tormentato dalla tua immaginazione? Stai parlando di te, Howard? Potrebbe essere. L'hai scritto in una giornata in cui eri di malumore, questa cosa? Di malumore sarà sua moglie di malumore. Scusate. Io ho il diritto, diritto, vediamo se è un diritto. Signor Lovecraft, per favore. Ma ve lo immaginate a fare il portinaio, Lovecraft? Meglio di no. È un individuo magro, grigio e rugoso, ma c'è chi giura che non sia affatto vecchio come sembra. La paura lo stringe costantemente fra i suoi artigli. Il più piccolo suono basta farlo sobbalzare e si guarda intorno con gli occhi sbarrati e la fronte matita di sudore. Rifugge da amicizie e compagnie perché non ama sentirsi porre delle domande. Sì, confermo, sta parlando di sé, l'ha scritto in una brutta giornata. Coloro che un tempo lo conobbero come studioso ed esteta affermano che è assai triste vedere come si è ridotto. Ed era decisamente una brutta giornata. Comunque da anni ha abbandonato gli amici più intimi e nessuno di loro sa se ha lasciato il paese o se è semplicemente scomparso, inghiottito dalle ombre di qualche vicolo oscuro. Da quasi 2 lustri ormai abita solo in quella stanza della Gray's Inn. Del suo passato mai aveva detto nulla, sino alla notte in cui il giovane Williams acquistò il Necronomicon. Williams era un sognatore, aveva soltanto 23 anni. E sin da quando si era trasferito anche lui in quell'antico edificio, aveva avvertito un senso di estraneità, il soffio di un ignoto vento cosmico intorno al grigio e avvizzito abitatore della stanza accanto. Forzò la sua amicizia sino a un punto cui non avevano osato arrivare conoscenze di più antica data. E si meravigliò allo spettacolo del cieco terrore che costantemente stringeva quel vecchio magro e rinsecchito, in perenne ascolto e con gli occhi sbarrati. Su quest'ultimo punto non c'era da sbagliarsi. L'uomo tuttavia sembrava osservare e ascoltare con la mente più che con gli occhi e le orecchie, e lottava ogni minuto per annegare qualcosa di indefinibile in un incessante flusso di letteratura scadente, di insipidi romanzi umoristici. E quando la campana della chiesa iniziava a suonare, si turava le orecchie con le mani e cominciava a gridare, mentre il gatto, che era il suo solo compagno, emetteva all'unisono strazianti miagolii, sino a quando non cessava di tremare nell'aria l'eco dell'ultimo rintocco. Per quanto Williams avesse tentato, non era riuscito mai a convincere il suo vicino di stanza a iniziare una conversazione su alcunché di profondo o misterioso. Il vecchio non teneva mai discorsi in accordo con il suo aspetto duro e severo, ma in genere simulava uno spento sorriso e un tono leggero, e chiacchierava confusamente e rapidamente di stupidaggini senza importanza. La sua voce si faceva sempre più alta e impastata, finché non si rompeva in un falsetto simile ad un pigolio incoerente. Tuttavia, certe sue osservazioni casuali dimostravano che possedeva una cultura vasta e profonda. Williams non si meravigliò, dunque, quando apprese che aveva studiato ad Harrow e a Oxford. In seguito emerse che l'uomo altri non era che Lord Northam, sul cui antico maniero ereditario, eretto di fronte alla costa dello Yorkshire, si raccontavano tante storie incredibili. Tuttavia, quando Williams cercò di far scivolare il discorso sul castello e sulla sua presunta origine romana, il vecchio rifiutò di ammettere che in esso vi fosse alcunché di insolito. Ah no, sarei caduto.
E mise anche un acuto risolino quando venne affrontato l'argomento delle cripte sotterranee, che si diceva fossero nascoste sotto i neri bastioni fronteggianti il Mare del Nord. Le cose proseguirono sul metro ora descritto, sino alla notte in cui Williams acquistò il Necronomicon, opera infame di Abdullah Lazuled, l'arabo folle. Sapeva dell'esistenza del volume sin da quando aveva solo 16 anni ed era spinto dal suo incipiente amore per il bizzarro a perseguitare con strane domande un vecchietto ricurvo che vendeva libri usati a Chando Street. In seguito chiese anche ad altri, e sempre si meravigliava nel vedere come tutti impallidissero parlando del volume. Il vecchio libraio gli aveva detto che ne esistevano soltanto 5 copie, uniche sopravvissute agli scandalizzati editti con i quali gli uomini di religione e di legge avevano perseguitato il libro. Tutte queste copie erano sotto chiave, vigilate con cura, accresciuta dallo spavento, da custodi che avevano osato iniziare la lettura dell'odioso testo in caratteri gotici. Ma adesso non solo ne aveva trovato una copia accessibile, ma l'aveva acquistata per una cifra ridicolmente bassa. Era accaduto in una botteguccia ebrea nello squalido ghetto di Clare Market, dove spesso in precedenza aveva fatto singolari acquisti. Nel momento in cui fece la grande scoperta, gli parve che il corroso e decrepito levita che offriva in vendita le sue cianfrusaglie sorridesse sotto i ciuffi di barba incolta. La grossa rilegatura in pelle con la borchia d'ottone era posta in bella evidenza e il prezzo del libro era assurdamente a buon mercato. Un libro antico scritto da un tale che si faceva che è chiamato l'arabo pazzo su un mercatino strano, su una bancarella strana? Allora te le vai a Già. cercare. Notate che dà comunque anche qui inizia a dare molte, cioè molte ce le ha già date in altri racconti, informazioni sul Necronomicon. Ci dice che è stato perseguitato dagli uomini di chiesa, che abbiamo delle versioni in lingua gotica, che ce ne sono almeno 5 copie ancora preservate da qualche parte. E probabilmente che il lord impazzito con cui parla in questo bar che ha paura dei dintocchi delle chiese, nel suo antico maniero di origine fin romana, forse nelle cripte, o forse ha trovato qualcosa, è l'ultimo discendente di qualche famiglia particolare, possiamo immaginare, come sempre, in Lovecraft. Allora, bastò uno sguardo al titolo per far salire al massimo la sua citazione, e alcuni dei disegni inseriti fra le righe in latino suscitarono strane e inquietanti memorie nel suo cervello. È latino! Esatto. Immediatamente decise che era indispensabile per lui portarsi a casa il pesante volume e cominciare a decifrarlo. Versò il denaro senza discutere e uscì dal negozio con una tale fretta che quasi non udì il vecchio ebreo sogghignare sinistramente alle sue spalle. Ma quando infine fu nella quiete della sua stanza, dovette constatare che la combinazione di caratteri gotici e corrotto latino rappresentava un troppo alto cimento per le sue scarse doti di linguista. Salve, grazie del follow. Salve. Buonasera. Perciò, anche se con riluttanza, fece appello al suo strano amico perennemente in preda ai terrori perché lo aiutasse a decifrare quella contorta degenerazione medievale della lingua ciceroniana. Lord Northam stava mormorando sciocche frasi incoerenti al suo gatto soriano e sobbalzò all'ingresso del giovane vicino di stanza. Quando vide il volume cominciò a tremare violentemente e cadde in deliquio quando Williams ne pronunciò il titolo. Dopo un poco riprese i sensi. Fu allora che si decise a narrare la sua storia. Descrisse gli orrendi fantasmi della sua follia in rapidi e ansiosi sussurri, perché il suo amico si affrettasse a bruciare il libro maledetto e a spargerne al vento le ceneri. Ecco, Sara. Doveva esservi, aveva mormorato Lord Northam, qualcosa di spaventoso sin dall'inizio. Non si sarebbe giunti a quanto poi era accaduto se lui non avesse spinto le sue ricerche tanto lontano. Era il 19° barone di una dinastia i cui inizi risalivano ad epoche incredibilmente antiche.
tanto che se si doveva prestar fede a certe vaghe tradizioni, l'origine della famiglia era antecedente alla sua mescolanza con sangue sassone, avutasi quando un certo Luneo Gabino Capitone, tribuno militare della terza legione di Cesare Augusto, di stanza a Lindum nella Britannia romana, era stato privato del suo comando ed espulso dall'esercito per aver partecipato a certi riti connessi con una religione sconosciuta. Gabino, secondo la leggenda, aveva scoperto una grotta sul mare nella quale si riunivano strani individui che nelle tenebre tracciavano il segno degli antichi. Gli abitanti della Britannia parlavano di quella gente singolare in toni di orrore e affermavano che essi erano i sopravvissuti di una grande terra occidente sprofondata nel mare, lasciando soltanto quelle isole sparse butterate da rovine e circoli e templi dei quali Stonehenge era nel loro paese l'esempio maggiore. Nessun documento naturalmente confermava gli episodi successivi della leggenda, secondo i quali Gabinio avrebbe costruito una fortezza inattaccabile sulla grotta proibita, diventando il capostipite di una dinastia che né Pitti, né Sassoni, né Danesi, né Normanni riuscirono a estinguere. Né c'era conferma del fatto che da tale lignaggio discendesse il coraggioso compagno d'arme del principe nero, che Edoardo III creò barone di Northam. Queste cose, anche se tutt'altro che certe, erano però più volte narrate, e in verità le mura ciclopiche che cingono Castel Northam mostrano una somiglianza allarmante con la tecnica costruttiva del Vallo di Adriano. Da fanciullo, Lord Northam aveva sempre fatto stranissimi sogni quando dormiva nelle sale più antiche del maniero, ed aveva contratto l'abitudine di frugare nei meandri della propria memoria, alla ricerca di scene dagli incerti contorni, schemi ed impressioni che non facevano parte della sua esperienza di veglia. Divenne un sognatore che trovava la vita insipida e insoddisfacente, un ricercatore sulla traccia di strani reami e di relazioni un tempo familiari, ma che oggi non dimoravano più in alcuna regione visibile della Terra. Consapevole in pieno del fatto che il nostro mondo tangibile non è che un atomo di un edificio immenso e spaventoso, e che territori ignoti sovrastano e permeano la sfera del certo, Consapevole in pieno del fatto che il nostro mondo tangibile non è che un atomo in un edificio immenso e spaventoso, e che territori ignoti sovrastano e permeano la sfera del certo, Northam, durante tutta la sua adolescenza e la prima giovinezza, scandagliò sino in fondo le fonti delle religioni ortodosse e della sapienza occulta. Mai, tuttavia, poté trovare appagamento e soddisfazione. A mano che invecchiava, la vacuità e le limitazioni dell'esistenza lo spingevano alla follia. Verso la fine del secolo iniziò a praticare il satanismo e contemporaneamente divorava con avidità qualsiasi dottrina e teoria che sembrasse promettere un'evasione dai limitati panorami della scienza e dalle monotone immutabili leggi della natura. Lesse sino all'ultima parola libri come i chimerici resoconti di Atlantide scritti da Ignatius Donnelly, che qui mi dice essere il primo autore a scrivere diffusamente sul mito di Atlantide, e si fece catturare dalla rete tesa da dozzine di oscuri precursori di Charles Fort, saggista americano che scrisse diversi libri nei quali raccolse una controversa documentazione su fatti strani, eventi misteriosi e circostanze in contraddizione con la scienza e l'esperienza comune. Sosteneva che l'umanità non è libera, ma di proprietà di una razza superiore e ignota che la sfrutta a sua insaputa per ragioni sconosciute, tesi che parve a Lovecraft molto suggestiva, tanto da ispirarvisi per alcune storie dei miti di Cthulhu. Ci sta. Invece, nei tutti i dati storici detti prima, Pitti, Sassoni, ormai avete seguito le nostre live storiche, mitologie, li conoscete tutti. Il principe nero era il figlio, se non sbaglio, di Edoardo, uno degli Edoardi d'Inghilterra, forse il fratello maggiore di Riccardo II. Così sto andando a memoria, potrei sbagliare, però mi pare fosse di 1003, nel 1003, uno dei tanti nobili inglesi del 1003, se non dico una cavolata. Bello. Viaggiava per chilometri e chilometri al fine di rendersi conto di persona delle strane curiosità o anomalie che giungevano al suo orecchio attraverso le chiacchiere dei villaggi.
Una volta si inoltrò nei deserti dell'Arabia alla ricerca di una città senza nome, sulla quale... Oh, no, la città senza nome, no. L'abbiamo già incontrata, quella sprofondata con le cose strane, coccodrilliformi, tipo nei deserti d'Arabia. Sulla quale avevo udito oscure dicerie e che nessun uomo aveva mai visto. Sì. Infine sorse dentro di lui la convinzione, atroce come un supplizio di Tantalo, che da qualche parte esisteva una soglia facile da attraversare, e che se l'avesse trovata, avrebbe finalmente potuto fare il suo ingresso in quelle profondità abissali, la cui eco risuonava così cupamente sul fondo della sua memoria. Era una soglia che poteva trovarsi nel mondo visibile, ma i cui cardini potevano anche essere infissi nella sua mente e nella sua anima. Forse, gli pensava, nel suo stesso cervello, esplorato soltanto a metà, era contenuto l'enigmatico sigillo che avrebbe potuto condurlo al risveglio, ad esistenze primeve o future nascoste in dimensioni dimenticate, il sigillo che lo avrebbe collegato alle stelle, all'infinito, all'eternità che si stende al di là del tutto. Basta, finito. E finisce così perché è un frammento, quindi probabilmente sarebbe continuato. Possiamo immaginare che questo nobile abbia, facendo ricerche nella sua famiglia, trovato il Necronomicon, se si è impazzito perché ha fatto esperienze strane. Lovecraft, però, ci lascia questo frammento. Data la tematica, e dato che sono tutti del 27, direi. La gente dei monti, che è un po' a sé stante, particolare, lo mettiamo non subito, appena dopo. Già che abbiamo trattato questo, sono due pagine, letteralmente. Vediamo la storia del Necronomicon, che tanto è velocissima. Vediamo questo bellissimo testo che ancora oggi ha fatto, come dicevo prima, un po' di confusione. Che però è il testo che mi ha fatto capire che Voyager non era un programma documentaristico estremamente serio. Ok, Perché non so se l'ho leggo. mai Aspetta, raccontato, forse l'ho volevo raccontato. chiedere. Aspetta un attimo, volevo chiedere. Sì. Leggo solo la nota. Ripetimi il nome. Storia del Necronomicon. Dovrebbe esserci perché è un mini frammento che racconta esattamente la storia del Necronomicon. Che è brevissimo anche questo. Aspetta, Io vado a vedere che ho ho anch'io. il libro nei frammenti. Aspetta, vediamo dove sta. Di sicuro ci sarà da qualche parte. Aspetta, che lo trovo. Perché ho qui tutte le foto della tua versione. Non ci credo che non ci sia, ci sarà di sicuro, devo soltanto beccare dov'è. Oddio, non mi sembra di vederlo in realtà. Se Tu, Sara, ce l'ha. ce l'hai? Certo, ce l'ho qua davanti. Non è possibile che Ah, non ce ok. l'abbia. Strano, perché in teoria viene sempre messo, sai com'è. Questi sono scemi. Ma magari è quello che hanno intitolato per qualche motivo il libro, eh? Però mi Sono sembra quattro strano. pagine. Però mi sembra strano, cioè. No, non c'è, mi sa che non ce l'ho. No, il Strano, libro scusa. è un altro, tipo film, un ciclo Infatti di biografie. pensavo, quindi. Non ce l'ho. Vabbè, Eh questi vabbè, sono Giacomo, scemi. non ti preoccupare, non ti Questi preoccupare. sono scemi. Ma anche io mi sono trovata in alcune edizioni che effettivamente non ce l'avevo, magari qualche racconto, quindi non ti preoccupare proprio. Unica cosa, io chiedo gentilmente ai miei colleghi se alla fine di questa lettura posso scappare perché sento la No, stanchezza. ma finiamola dopo questa lettura, eh. Ah, Finiamola ok, live. perfetto. Perfetto, perfetto. Allora, Ok. sì, mettiamo la prossima volta quella romana.
la vecchia gente di Monti, che è un altro breve, e abbiamo un racconto in collaborazione la settimana prossima. Torniamo alle collaborazioni, andando in ordine. Questo, dicevo, è brevissimo ed è quello che mi ha fatto capire che Voyager non era un programma serissimo, perché mi ricordo di un bellissimo servizio dove Giacobbo provava a vedere la realtà del Necronomicon, e io, che sapevo perfettamente che non esisteva, ho iniziato a farmi qualche domanda sulla serietà di Voyager. Storia del Necronomicon. Tra l'altro, sentite, questo non è un racconto, questo saggio, potremmo dire, quanto è strutturato bene, e appunto quando è comparso ho lasciato un attimo, nonostante tutto, un attimo di dubbio. Titolo originale Al-Azif. Questa è la parola usata in arabo per indicare il rumore notturno prodotto da certi insetti, e che si crede sia anche il verso dei demoni. Il testo fu composto da Abdul Al-Azred, poeta pazzo di Sana'a nello Yemen, forse fiorito all'epoca dei califfi omayyadi intorno al 700 d.C. Costui visitò le rovine di Babilonia e le segrete sotterranee di Menfi, dopodiché trascorse 10 anni nel grande deserto meridionale d'Arabia, il Roba el-Khalieh, o spazio vuoto degli antichi, e il Dana, o deserto scarlatto degli arabi moderni, che lo ritengono protetto da spiriti maligni e abitato da mostri letali. Coloro che sostengono di averlo attraversato ne raccontano meraviglie. Nei suoi ultimi anni, Al-Azred abitò a Damasco, dove il Necronomicon, Al-Azif, fu scritto. Sulla morte o scomparsa del poeta, avvenuta nel 738 d.C., si raccontano molte cose terribili e spesso contrastanti. Un biografo del XII secolo, Ibn Kallikan, riferisce che fu afferrato da un mostro invisibile nella piena luce del giorno e divorato davanti a un gran numero di testimoni agghiacciati. Sulla pazzia di Al-Azred si è a lungo speculato. Sosteneva di aver visto la favolosa Irem, città delle colonne, e di aver trovato sotto le rovine di una sconosciuta metropoli del deserto i segreti e gli annali mostruosi di una razza più antica dell'umanità. Non era di fede musulmana. Aspetta, mi sentite ancora? Ok, sì, perdonatemi. Sì. Non era di fede musulmana, ma adorava entità sconosciute che chiamava Yog-Sothoth e Cthulhu. Nel 950 d.C., l'Asif, che aveva ottenuto una discreta e ufficiosa diffusione tra i filosofi del tempo, fu tradotto segretamente in greco da Teodoro Fileta di Costantinopoli, che gli attribuì il titolo di Necronomicon. Per un secolo circa, il grimorio spinse alcuni sperimentatori a compiere terribili esperienze, finché venne bandito e fatto bruciare dal patriarca Michele. In seguito se ne è sentito parlare poco e segretamente, ma nel 1228 Olaus Vormius ne fece una traduzione in latino medievale, che fu stampata 2 volte. Una nel XV secolo in caratteri gotici, evidentemente in Germania, e l'altra nel XVII, probabilmente in Spagna. Entrambe le edizioni non hanno data né altri segni di identificazione, ed è possibile stabilire una collocazione geografico-temporale solo in base alle caratteristiche tipografiche interne. Tanto la versione greca che quella latina furono messe all'indice nel 1232 da Papa Gregorio IX. Evidentemente la traduzione del Vormius, avvenuta poco prima, aveva richiamato l'attenzione della Chiesa. L'originale arabo era da considerarsi perduto già ai tempi di Vormius, come da lui indicato nell'introduzione all'opera. Quanto alla versione greca, che fu stampata in Italia fra il 1500 e il 1550, nessun esemplare è stato più visto dopo l'incendio di una certa biblioteca privata a Salem nel 1692. Questa è Una ovviamente la traduzione. biblioteca di Joseph Curwen, di quella di Charles Dexter Ward, quella di Salem del 1600, quella che brucia. Fa tutto il collegamento. Notate tra l'altro i nomi, a parte, vabbè, il libro non è reale ovviamente, ma i nomi, il Papa, il Patriarca Michele, le date tornano tutte. È per questo che la gente, in realtà, molta gente era un attimo.
Una traduzione inglese effettuata dal dottor D non fu mai stampata ed esiste solo in frammenti recuperati dal manoscritto in originale. Del testo latino esiste una copia, edizione del XV secolo, nella sezione riservata del British Museum, mentre un'altra, XVII secolo, si trova nella Bibliothèque Nationale di Parigi. Altri esemplari del XVII secolo sono reperibili presso la Widener Library della Harvard, nella biblioteca della Miskatonic University ad Arkham e in quella dell'Università di Buenos Aires. È probabile che numerose altre copie esistano in segreto e pare che un esemplare del XV secolo faccia parte della collezione di un famoso milionario americano. Una voce ancora più vaga attribuisce la conservazione di una copia del testo greco, XVI secolo, alla famiglia Pickman di Salem. Ma se anche così fosse, è probabile che sia scomparsa con l'artista R.U. Pickman all'inizio del 1926. Il libro è rigorosamente vietato dalle autorità di molti paesi e da tutte le fedi organizzate. La sua lettura, buonasera Fabio, la sua lettura produce orribili conseguenze. Parecchie voci riguardanti quest'opera, pressoché sconosciuta al grande pubblico, abbiano ispirato a R.W. Chambers l'idea centrale di uno fra i suoi primi libri, Il Re in Giallo. Questa è la Portiamoci dentro storia, tutto! completa del Necronomicon. E nella versione manoscritta di questo piccolo testo ci aggiunge in fondo anche la cronologia, che è quella che aveva già detto. Al-Azif, scritto nel 1730 circa a Damasco da Abdullah Al-Azred, tradotto nel greco nel 950 come Necronomicon da Teodoro Fileta. Rimette tutte le date precise, giusto per se volete un'appendice. Un elenco bruciato dal patriarca Michele nel 1050, il testo greco, testo arabico perduto. Olaus lo traduce dal greco in latino nel 228, nel 1232 le edizioni latina e greca vengono messe all'indice e soppresse da Papa Gregorio IX, nel 1400 qualcosa edizione pubblicata in Germania, nel 1500 qualcosa testo greco pubblicato in Italia, nel 1600 una riproduzione spagnola del testo latino. Questa è tutta la storia del Necronomicon punto per punto, che ovviamente fece un attimo di... Lo sapevo che era tutto vero, esiste il libro alla British Library, alla Bibliothèque Nationale, e eccetera, eccetera, eccetera. Nonostante... Nonostante mandò una lettera Lovecraft a un certo Wilson Shepherd nel 37, dato che sembra interessato, dice: ti allego uno schizzo della storia che ovviamente è un insieme di falsi documenti storici messi insieme legati a un libro che neppure esiste. Nonostante Lovecraft le mani avanti, la gente. Nonostante l'abbia detto, più guardate che vi sono inventato tutto, sono tutte balle. La gente ci crede, va bene. Questa era la storia del Necronomicon. Quindi adesso abbiamo visto un frammento legato al Necronomicon, la storia del Necronomicon. E la prossima volta, siamo sempre nel 27, andiamo la vecchia gente dei monti che risponderà alla domanda che tutti si fanno, ovvero: una corte romana può tenere testa ai mostri lovecraftiani? Lo scopriremo. E poi si va Come avanti. dire, c'è anche bisogno di scoprirlo, però vabbè, almeno sarà interessante. Spoiler, no. Mi dispiace per i romani, ma no. Perché c'era qualche dubbio, scusa? Poi abbiamo un racconto in collaborazione, vi riassumo una mini parodia molto tolkieniana, come spirito, secondo me. Cioè, probabilmente avrebbe potuto, Tolkien avrebbe potuto apprezzarla, questa parodia che vi riassumerò poi, e poi si passa ad Dunwich. Finalmente arriviamo ad Dunwich. Quindi... Abbiamo un po' di racconti prossimamente, nelle prossime puntate.
puntate. Insomma, piano piano proseguiamo. Poco poco, piano piano, come piace a noi. Esatto. Con calma, grazie, che è sempre il nostro mille per essere passato. Tanto siamo quasi in chiusura, ma grazie comunque. Insomma, che dite? Vi è piaciuta la serata a base di orrori? Spero di sì. Spero di sì. Vabbè, con Lovecraft ormai. Invece ormai siamo abituati. Però non si sa mai, comunque, sempre chiedere. Tra l'altro, quello in collaborazione che c'è la prossima volta non me lo ricordo per niente. È lungo anche, tra l'altro, cioè quindi ci pregherà secondo me più di una sera, almeno due sere tutte, però non me lo ricordo per niente. Vabbè. Lo iniziamo la prossima volta. Ti rinfrescheremo la memoria, ti rinfrescheremo. Sì, sì. Quelli in collaborazione mi ricordo i più famosi, ma molti non... Cioè, adesso mi ricorderò per sempre quell'interessante parentesi sulla necrofilia isterica che è stato incredibilmente affascinante leggere. Quel bellissimo parla per te. Beh, tutti i tre racconti con Eddie, sia quello che gli altri, sono ormai nella top dei racconti in collaborazione, secondo me. C'è poco da fare. I cari estinti, bello anche quello. Tanto per non farci mancare niente. Comunque... scusate, mi è andata la saliva di traverso. Quindi grazie a voi intanto per la compagnia. Nel frattempo io procedo a salutare i miei colleghi, il signor Dario e Sara, che erano qui anche stasera. Grazie mille a tutti e due. Grazie a lei, signor Giacomo, grazie a Sara e grazie a tutti voi che ci avete seguito a concludere il colore venuto dallo spazio, che rimane uno dei più belli, e a approfondire un po' di più il Necronomicon. Abbiamo dei dati storici e adesso possiamo buttarci negli orrori più famosi. Avremo di tutto, mostri e umani che fanno cose, generano prole, avremo un sacco di cose bellissime. Dipende dai punti di vista. Io ringrazio tantissimo Giacomo e Dario per essere sempre i miei super colleghi di live, ringrazio la chat che ci ha seguito, e niente... Tutto qui, vi ringrazio tanto e buona continuazione, ci vediamo settimana prossima. Grazie mille entrambi, quindi grazie a voi della chat, a chi è passato a salutarci, ha messo il follow, ho solo guardato, commentato, grazie per tutte le interazioni. Seguitemi su Instagram per gli aggiornamenti, se volete abbonarvi al canale c'è il gruppo Telegram dedicato e quando la programmazione tornerà regolare, niente pubblicità, è una live a settimana. Seguiteci appunto su Instagram per sapere quando sarà la prossima diretta, magari sempre di venerdì, a parte che settimana prossima. Io so che venerdì prossimo sono impegnata la sera, scusate. Ok, vabbè, magari ci organizziamo, tanto appunto settimana prossima c'è anche il ponte, quindi vediamo. Sì, sì, ecco. Vero, infatti. Quindi... Ok, dai, quindi vi teniamo aggiornati. Grazie ancora colleghi, grazie ancora chat, buon proseguimento di serata o buonanotte, se andate a dormire. Alla prossima, e non sognate colori strani. Ciao. Ciao. Buonanotte, a settimana prossima. Ciao.